resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was up my night tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Wow, 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 amici sportivi del grande testing. Benvenuti alla settima edizione di WLF. Qui con noi, come sempre, Michael Cool. Per solamente ricordarci quello che è successo la scorsa settimana quando Testa ha perso il titolo WLF tra Santo David Johnson, e invece oggi probabilmente conosceremo la data della rematch tra i due, che veramente a cui fare da dura da moltissimo tempo. Ora però andiamo subito con l'ingresso della l'ex campione WLF, Alex Testa. Accompagnato oggi stranamente, beh non tanto stranamente, anche da Cele, che faceva da manager nel match scorso, non è riuscito a influire nel momento più decisivo del match e Testa ha dovuto abdicare nei confronti di un David Johnson che adesso è il nuovo campione WLF. I don't really know why people say that Johnson, that dupe, is better than me. When I deserved the victory, and now I gotta ask for my rematch to take me back what belongs to me. I'm Testa, I'm the WLF founder, and I should thank you for this great show. How dare come here to insult me? How dare? Alex, my dear friends, don't require anything else. Your aim is getting back that title. So come on, Boy Orton, dear general manager, come out. We are here waiting for you. E beh, hanno appena parlato, ecco qui la theme song di David Johnson, del nuovo campione WLF, accompagnato peraltro dalla general manager della WLF, Boy Orton. Sentiamo le loro parole in risposta a quella di Testa di SL. Do you wanna your rematch, Alex? I know you can't stand your loss last week, but you can't require that the people come here to love you. I can be loved because I am the people champ. Anyway, next week I would like to put an end to this war. Have the great idea, Alex. You versus me, steel cage match for the WLF title next week. That's sure, David, but I'm here to announce that David Johnson faces Dante in an extreme rules match, and if Test interferes, he won't get, never get, his rematch for the WLF title. Are you okay, Alex Testa? Quindi clamoroso, questa sera avremo Dante contro David Johnson, non title match, extreme rules match, la prossima settimana avremo, conosceremo se davvero David Johnson è davvero più forte di Alex Testa nel loro rematch dentro, all'interno di una struttura d'acciaio. No time.
amico. Questo è niente meno che il fratellino di John Jason, Paul Jason, guardatelo qui, in tutto il suo splendore. Il nuovo arrivato in WLF, anzi in WLF prima. Oggi vorrà dimostrare che ha preso molto dal fratello John e affronterà Franco Palmieri in un uno contro uno molto interessante. Qui Franco Palmieri, l'italo-americano, che oggi, insomma, ieri ha combattuto molto bene contro Sevendro, oggi contro questo nuovo arrivato, il fratellino di John Jason, Paul Jason. Sarà un bel match tra questi due. Si può dunque iniziare, mentre ricordiamo il nostro main event Extreme Rules match, che vedrà Dante contro il nuovo campione WLF David Johnson. E poi avremo anche Cele contro Cele, il notable match e il match di coppia che vedrà Big Mike e Ildeburg contro Six e Leonard, dopo quello che è successo scorsa settimana, quando i tre, Ildeburg, MVD e Big Mike, hanno aggredito in maniera anche molto, insomma, poco spettacolare, diciamo così, il povero Leonard. Ora però andiamo al match, perché subito Paul Jason vuole mettere le cose in chiaro. D'altronde, arriverà a far quello che ha fatto John Jason, e per Paul la strada è molto lunga. Però sicuramente, ci è stato detto, abbiamo visto anche dei match non ne ripresi, ma personalmente l'ho visti, mi sembra un atleta davvero molto interessante. Oggi però deve dimostrare di saperci fare sul ring. Franco Palmieri è più possente e più esperto sicuramente. Paul Jason però può sfruttare, attenzione, paesi col kick e paga si inventa croma DDT, tipica manovra di Will Teobald. Peraltro questo Paul Jason non è solo magari grintoso, ma è anche a uno stile misto molto interessante. Poi Jason, una serie di scambi, niente a fare. Allora qui Jason Matic è la manovra tipica del fratello, e poi altra acrobatic DDT. Ha studiato questo Paul Jason, si vede che ha studiato molte manovre. Poi Sleeper Hold, non è una tipica manovra però questa del fratello, del compianto fratello, ricorderemo veramente con molto onore, molta felicità, questo ragazzo che ci ha lasciato a fine gennaio dell'anno scorso, dopo la Royal Rumble, la vinta poi da Remo, che rimarrà un po' in chiaroscuro anche per questa notizia. Una serie di colpi, pugni e poi calci da parte di Jason, ma Franco si riesce ad incollare molto bene. Però Jason qui lo va a prendere con un perfetto back suplex. Con Jason ancora attacca il suo avversario, che insomma ha poche difese quest'oggi, sembra anche molto stanco da quello che sta soffrendo in queste ultime settimane. La settimana scorsa è stato aggredito da Stependo, è stato sconfitto ieri a Racing Sun proprio da Stependo stesso, e ora deve combattere ancora. E la terza acrobatica di DDT che segue. Franco Palmieri si rialza sempre, con Jason lo attacca ancora, sfrutta la sua maggiore giovane età, lo mette lì in alto, attenzione, si corre, oh! Un calcio ancora e lo manda fuori dal ring, uno spinning kick pazzesco da parte di Paul Jason. Mamma mia ragazzi, questo Paul Jason è interessantissimo. Diversa la manovra di Franco Palmieri, lo gira, attenzione, è pronto, Frankensteiner qui, lo manda giù con le spalle al suolo. Però attenzione a Franco Palmieri, lo vuole far cedere con una abdominale stretch, ma hip toss, lancio di braccio qui da parte di Jason. E poi però un'altra manovra di sottomissione con Nelson. Secondo me Jason non deve puntare sulla sottomissione, specialmente non con uno possente come Franco, ma dovrebbe più puntare alle mosse atletiche, veloci, scattanti, furbe, soprattutto come quelle che utilizzava John Jason, soprattutto all'inizio della sua carriera sicuramente. Poi
Italian Bulldog, però respinge qui l'assalto. Franco Palmieri riesce da a prendersi una boccata d'aria. Jason veramente sta facendo un grande match di debutto qui in WLF. Ovviamente qui non siamo in WWF, ma l'importanza non è quella. Però attenzione qui che si metta, o se ne sotto missione. Franco ora si aiuta e lo scalcia via. Attenzione, Jason questo ardito, Franco lo va a prendere in consegna, niente da fare. Jason ha un'ottima difesa quest'oggi, lo prende, lo rigira e lo fa getto della sua Jason, della sua cross Jason. Lo deve soltanto chiudere, lo deve solo chiudere, ma non riesce a chiuderlo qua. Eh no John, scusate Pulla, dovresti chiuderlo. Colpa l'avambraccio. Attenzione, poi Jason qua, Russian Leg Sweep. Molto bravo, molto bravo. Ma siamo molto in attesa del main event, che vedrà Dante contro Larry Johnson. Extreme Rules match. Qui sgrassone da parte di Franco, dritto sul collo. Mi sembra un Franco che attacca bene ma poco. Quando lo fa molto bene, perché diciamo che Franco è uno stratega molto importante, molto diciamo dal canto suo anche affascinante. Però insomma dovrebbe essere più concreto. Attenzione! Mamma mia, Facebuster! Questa Jason Facebuster! E poi qua è pronto a chiudere il match, penso. Con il suo Jumping Neck Breaker! E poi lo rialza! Ed manca soltanto il colpo del capo. Franco qui con la slide non lo prende. Jason è bravo, dare la stretch, lo vuole far cedere. Attenzione, non basta. Jason non ha manovre sotto missione degni. Poi Jason molto bravo in quelle di rincorsa, però Franco non gli deve lasciare lo spazio. Jason può mirare ancora gli arti superiori, fa molto bene. Bravo Jason, bravo Pull. Se Franco alle spalle, mira lì gli arti inferiori, attenzione, per proibirgli il più facile movimento. E Running Bulldog, adesso sta subendo molti colpi Jason, sta incassando molto. Franco ne approfitta, ma Jason è più fresco. Pugno dritto sul volto, attenzione, ma attenzione anche alla frutta per diritti, che è veramente una manovra degna di nota, quella di Franco Palmieri. E poi backside slam altissimo. Jason si rialza, non fa molta fatica, però la sua, forse il suo lightbreaker in giravolta va vuoto, e lo smash, attenzione, e si metta stunner incredibile, una sorta di jawbreaker, e lo va a chiudere qua. Addio poi Jason, sì, mamma mia, neckbreaker devastante, qua lo va a chiudere, qua è finito il match, sì, è finito. 1-2 e non basta ancora. Jason c'è ancora, ma veramente ne ha per poco secondo me.